Salve a tutti ragazzi, sono Master Ruola, scarico, carico, carico. Allora ragazzi, subito iscrizione al canale, mi raccomando, e argomento di oggi è questo. Lavori solo di forza nervosa? Non sarai mai grosso. Dopo la sigla. No, vorrei parlare di questa cosa perché davvero non è mai successo che in tutti questi lunghi anni di allenamento abbia visto qualcuno che, come dire, capisce le cose ed evita di fare sciocchezze. Veramente, cioè, c'è un detto che dice la madre dei cretini è sempre incinta, no? Temo che mai come in questo caso sia vero, e adesso ve ne parlerò. Ma prima voglio dirvi proprio due cose velocissime. La prima è che il nostro nuovo prodotto, il potere dei mitocondri, ha avuto un grande successo. Non solo fra, diciamo, persone non traglianti, ma anche fra i giovani, e quindi questo è importante. E per chi è interessato ad avere nuovi livelli di super resistenza e salute, sotto c'è il codice sconto del 25% per questa offerta lancio, quindi lo trovate qui sotto nel primo commento. È veramente importantissimo questo manuale. Allora, la seconda è questa, che noi anzi, qui sono due cose veloci. La prima è che adesso a fine mese ci saranno le foto della gara dei nostri ragazzi, la gara di posi nel gruppo di Master Wallace sulla battaglia contro il doping Facebook. Sono tutti preparatissimi, prontissimi, e anch'io poi metterò qualche foto della mia forma attuale e quindi farò anch'io qualcosa. Allora, ragazzi, dunque, forza nervosa, non sarei mai grosso. Io non so voi, ma io da sempre, e dico da sempre, vedo gente che si allena pensando che il discorso del carico, no? Il pesone, la forza, ci mettono l'anima a spostare questi carichi. Cioè veramente io li vedo che, cioè se avessero in proporzione il muscolo, proporzionato alla carica nervosa che mettono negli esercizi, se ci fosse una proporzione, questa gente sarebbe dei Mister Olimpia. Perché ci mettono una carica nervosa, un impegno mai visto, cioè è incredibile. Per me è anche una sofferenza, cioè vedere uno che in palestra fa delle robe del genere, che praticamente stritola gli ganglioni surrenali, tutta l'adrenalina che ha la tira fuori per fare degli sforzi immani, fa anche impressione. Più o meno la scena è questa, più o meno la scena è questa. Si vede il classico ragazzotto secco, o giù di lì. Può essere anche un ragazzotto, può essere anche uno che si allena tanti anni ma comunque secco. Che cosa fa? Prendiamo i rematori con manubri, un esempio, no? Ma prendono manubri di 40 kg, una volta ho visto uno con 50 kg, e poi sapete cosa fanno? Fanno una specie di rematore con manubrio, perché è una specie, no? E praticamente con tutta la forza nervosa che hanno, cosa fanno? Lavorando solo di braccio, peraltro, perché lavora solo di braccio, non il dorsale proprio in nessun modo, spostano sto peso con un range anche ridotto, perché l'importante è spostarlo, no? E quindi fanno qualche ripetizione con questo pesone enorme di cui si sforza solo il braccio, ma poi sono sforzi inutili. Poi tonnellate di adrenalina, fanno qualche ripetizione con questo pesone, qualcuno grida come un ossesso, proprio fanno delle grida inumane, sembra che stanno torturando qualcuno. E poi quando ha finito la serie sono tutti soddisfatti, che so che recuperano, ansino, sono tutti soddisfatti perché ha fatto la serie con questo caricone, quindi poi vanno avanti così. Poi se non hai rematore con manubrio, magari può essere rematore con bilanciere, stessa cosa, carico in mano, lavoro solo di braccio, sforzi incredibili, con il rischio anche di bagattarsi la schiena. E un po' in tutto fanno così, qualsiasi esercizio fanno, caricone, po poche ripetizioni, gridando in modo ossessivo, adrenalina a fiumi, i muscoli non vengono sollecitati minimamente e sono contenti così. Ma la cosa paradossale è questa, cioè che questa gente è da anni che vanno avanti così e sono secchi. Allora io mi chiedo, ma un essere umano che ha la capacità di discernimento, almeno dovrebbe averla, se tu fai una cosa per tanti anni e vedi che non ti produce il minimo, dico minimo miglioramento, la domanda è: ha senso continuare a farla? Cioè, come mai non si chiedono se questa cosa è sbagliata?
perché se non ci sono risultati, uno dice, oh, boh, bisogna che mi rimetti in discussione, analizzo un po' tutto, vediamo la situazione, perché fino adesso non ho ottenuto niente. No, non fanno, va avanti così a dritto. Proprio poche volte, raramente, mi è capitato di parlare con qualcuno di questi personaggi, diciamo, no, brave persone, io adesso le mie critiche sono dal punto di vista tecnico, non è che sto parlando male delle persone. Così veramente mi è capitato di parlarci un po' così perché magari c'è stata l'occasione, perché io in genere poi non è che vado più, non mi interessa andare più di tanto a. Cioè io vedo che tutti si allenano in modo sbagliato, vedo che nessuno si sa allenare, ma personalmente io sto nel mio mondo, perché altrimenti cioè, dovrei lottare contro il mondo, no? Contro il movimento, quindi non lo faccio, io aiuto chi me lo chiede, ok. Però ecco, diciamo, quelle poche volte che ci ho parlato. Ho provato un po' con calma a dire, ma scusa un attimo, ma il fatto che usi questi carichi così, che lavori solo di forza nervosa, cioè pensi che veramente ti possano dare dei risultati? Perché dal tempo che ti alleni, perché magari è gente che conosco da anni, fisicamente non mi sembra che hai fatto grossi guadagni. Io poi sono stato buono, ma perché sono proprio secchi, cioè non hanno muscoli. Mi sembra che hai avuto miglioramenti, diciamo, per lo sforzo che fai, in proporzione dovresti avere molto di più fisicamente, no? La risposta più o meno è sempre questa. Ah no, ma il carico pesante ci vuole quello perché è quello che sviluppa la massa, adesso col tempo, un po' alla volta, no? Perché poi sono anche migliorato, perché poi così, secondo loro sono migliorati. Perché qui, qua, ovviamente non c'è niente, se non qualche, diciamo, muscoletto, ma proprio così. Quindi, cioè, loro sono convinti che sono un po' migliorati, un po' migliorati, che invece nemmeno, e in più dicono che comunque ci vuole tempo perché i carichi pesanti, comunque nel tempo, la fibre, le fibre, cioè hanno delle idee in testa che a un certo punto io ho abbassato, come si dice, abbasso le braccia e basta, lascio perdere. Ma io sto parlando adesso a chi mi ascolta, ragazzi, specie se siete ragazzi giovani, ma anche i veterani, dovete capire che il culturismo non è lavorare di forza nervosa, in nessun modo dovete lavorare di forza nervosa, intendiamoci, è chiaro che un po' di forza nervosa va messa quando fate le serie, le ripetizioni, a volte qualche carico pesante si usa, chiaramente, sì, ma non nel senso che è una regola fissa per ogni esercizio deve essere così e comunque dovete portare questa cosa all'ennesima potenza. Perché io ho sempre detto che una serie dovete un po' tirarla, sì, ma non più di tanto. Non è che vi dovete sfinire gli ganglioni surrenali, non è che dovete schiattare, non è che dovete dar retta a questi, tutti questi qua che vi dicono che più soffrite meglio è, no pain no gain, se non soffrite non sarete mai campioni, le serie portate alla morte, eccetera. Tutte queste storie qua veramente che cioè, possono solo illudere i ragazzini, ma non funzionano. Su natura non funzionano. Chi usa farmaci può fare anche queste cose, che sono inutili anche per loro, tra l'altro, perché potrebbero diventare nomi anche senza fare queste cose, ma chi usa farmaci le può anche fare perché comunque il suo recupero è accelerato e i risultati grazie ai farmaci ci sono a prescindere. Ma un ragazzo naturale, un uomo naturale che fa queste cose, cioè dove pensate che possa andare? Si può sforzarsi finché vuole di soffrire, può fare tutte le sofferenze che vuole, ma questo non lo porterà certo a migliorare, anzi lo farà sfinire a livello surrenale, a livello del sistema nervoso, anche il sistema ormonale viene molto colpito perché il cortisolo va alle stelle con questa roba qua. Cioè già il cortisolo quando vi allenate tende ad alzarsi e questo è anche normale perché è fisiologico che si alza. Ma facendo queste robe qua, ve lo portate, ripeto, all'ennesima potenza. Diventa il cortisolo a livelli stellari, voi siete sempre sfiniti e non costruite nulla, non migliorate nulla. Se voi dite no, ma io ho visto gente che si allena così è diventata grossa, va bene, secondo me non era natura, non so di chi parlate, non mi interessa. Io gente così, gente che si allena in questo modo, natura, che è diventata grossa, io non l'ho mai vista, ma proprio mai. Se voi siete stati più fortunati, ok, però attenzione, perché poi chi vi dice, cioè quando vedete certi soggetti che si allenano in certi modi e voi pensate, beh, si allenano così, quindi che cosa? Attenzione, valutate se è natura o meno. Cioè valutate se è natura o meno.
Perché se uno non è natura, a me non interessa di qualsiasi cosa dica, come si allena, cosa faccia, non mi interessa perché so che è tutto dato dal farmaco, cioè il discorso è già finito, è già azzerato. Chi è bombato e vi parla di cose tecniche è già delegittimato in partenza, perché usa i farmaci, punto. Quindi se capite questo concetto, non sapete che libertà avrete. Avrete una grande libertà. Perché capirete che le sole cose che contano sono quando vi vengono dette da uno che è veramente nato. E se le cose hanno funzionato su di lui, forse potrebbero funzionare anche su di voi. Ma se un bombatone vi dice io faccio così e sono così, che credito potete dargli? Cioè, allora, forza nervosa non sarete mai grossi. Sì, è così. Se esagerate con la forza nervosa non sarete mai grossi. Il carico va controllato bene, dovete sentire il muscolo lavorare. Il carico quindi deve essere anche moderato. L'esercizio deve essere fatto veramente in modo, come dire, plastico, facendo lavorare il muscolo, pompare bene. Questo conta. Certamente un po' di sforzo c'è, ma ripeto, non dovete fare torture medievali. Finite di spostare sti carichi elevati, spremendo gli ganglioni surrenali, che non serve a niente. Cioè, metteteveli in testa, ok? Se poi non ve lo volete mettere in testa, allora, come dire, contenti voi, contenti tutti. Io vi dico le mie opinioni, vi indico la strada, no? Se uno non la vuol prendere, vuol andare da un'altra parte, mi dice grazie. Bene, ragazzi, spero di avervi dato anche qui un input tecnico molto importante e vi aspettiamo con noi per chi vuole davvero migliorare. Vedrete i nostri ragazzi come sono migliorati tantissimo. Grazie a tutti, al top.